E prima degli ultimi tre match, 5 minuti, perché dobbiamo consegnare dei premi, quindi invito a raggiungermi qui al centro del ring il maestro Giambattista Boer. Grazie della Combat Gym, vieni maestro, perché dobbiamo premiare dei tuoi tecnici, dei tuoi coach e poi un grandissimo atleta che è nato in Combat Gym e sta facendo veramente una grandissima carriera come fighter, come e atleta. Che dire, Gian, un saluto velocissimo a questo fantastico pubblico. Siamo qui a Concordia di Pordenone, questo bellissimo teatro, e stiamo vedendo dei match di altissimo livello. Dico solo questo: abbiamo avuto messaggi da Tokyo, abbiamo avuto messaggi dalla Romania e da procuratori del K1 e di altre promotion molto importanti in Europa, dove questo livello è paragonato ai livelli massimi che ci sono in quelle promotion. Per cui abbiamo un torneo che è di massima espressione che potevate vedere in giro. Neanche all'Octagon di Milano è stato fatto, sono stati fatti dei match come questo torneo. Questo è il massimo e dovete ancora vedere il bello. Hai ragione, abbiamo già visto tanto grande sport per quanto riguarda questi fighter e dobbiamo vedere gli ultimi tre match. A proposito, il maestro Giambattista Boer ha parlato di Tokyo. Ebbene, uno dei suoi atleti della passata stagione nel 2023 ha avuto la fortuna e la bravura di andare a combattere per il K1 di Tokyo, che ricordiamo che è uno degli eventi più prestigiosi in assoluto per quanto riguarda gli sport da combattimento. E giustamente il maestro Giambattista Boer vuole in questa occasione, nella 24esima edizione del Iron Fighter, consegnare un premio a un atleta rumeno, ma ormai è di Pordenone, è italiano anche, è nato con la Combat Gym, ha un palmarès ricchissimo e lo chiudiamo qui con K1 di Tokyo 2023, quindi introduciamo qui al centro del ring con un grande applauso lui, The Grizzly, Claudio Istrate! The Grizzly from Romania! Eccolo qui, è il grande Claudione, grande Claudio, una grande carriera che il tuo maestro ha voluto glorificare qui in occasione di questa 24esima edizione dell'Iron Fighter. Buonasera a tutti. Chiedo scusa se faccio fatica a parlare, ma sono tre giorni che non dormo e sinceramente mi trovo meglio qua sul ring a venire a combattere davanti a voi piuttosto che dalla parte della promotion, perché qua è tanto più dura e capisco il mio master che è talmente incazzato prima delle gare che devo stare attento perché gli parte sempre via qualcosa dalle mani, quindi lo capisco adesso, non dormo da due giorni. Allora, ci tengo a ringraziarvi di essere qui, stiamo facendo un grande lavoro, abbiamo un grande progetto per le mani, abbiamo portato i migliori atleti d'Europa, veramente dei 70 kg e quindi il campione, abbiamo anche una sorpresa per voi, perché il campione che vincerà questa sera la cintura sarà portato e proposto di combattere al K1 in Giappone. Ok? Aspettate, non ho finito. E ci tengo a chiamare qui sul ring la persona, il manager che mi ha portato a me in Giappone a combattere al K1, dove insieme al mio master dopo 17 anni siamo riusciti ad andare nella finale di Tokyo Yokohama, i primi della storia dell'Italia e i secondi della Romania. Quindi lo ringrazio al mio master per tutto questo lavoro degli anni. E ci tengo velocissimo, non vi prendo tantissimo tempo, a invitare The Samurai, così lo chiamano, il manager direttamente dal Giappone, Brian. Ragazzi, ho provato a farle imparare l'italiano, è impossibile. You know something in Italian, brother? Tell you. Giapponese. In italiano? In italiano, tell something. Calmo, calmo. Sta a dire calmo, calmo, perché al K1, al secondo match con Cena, il campione K1, che
Calmo, calmo, perché Claudio, perché? Questo è Gian che mi diceva bastardo e tante altre cose. Buono ragazzi, vi ringrazio, vi passo lui che saluta, andiamo avanti perché la serata c'è ancora dei match grandi, non andate via. Dobbiamo fare anche 3 premiazioni adesso, non andate via perché ce ne saranno altri 3 match bombe ragazzi, ok? Quindi state qua calmi, ok? Vi passo il master, grande. Grazie Claudio, grazie Brian. Allora dobbiamo premiare, come ha detto Claudio, 3 tecnici, 3 allenatori molto vicini al maestro Giambattista Boer, che ha proprio voluto in questa occasione premiarli in questa circostanza. Quindi li chiamiamo qui al centro del ring: Mauro Colaguori, Emanuele Amante, Stefano Babuin. Venite qui ragazzi del team Combat Gym. E la consegna, presumo, di una targa a questi 3 grandi tecnici e grandi preparatori del mondo del K1 e non soltanto. Eccolo qui, con il maestro che consegna la targa. È arrivato? Ci siamo, tutti e 3. Ecco, prego maestro, prima consegniamo la targa e poi giustamente un ringraziamento da parte 2. A chi consegniamo per prima? Prima a Stefano Babuin, ok. Con la riconoscenza per l'impegno e la dedizione e la profusione di questo sport, che ti sei impegnato tantissimo, hai fatto 2 anni di preparazione a Claudio, alla mattina, ti sei alzato alle 5, alle 6 di mattina per dare quello che serviva a un atleta e portarlo dove lo abbiamo portato. Ti sei dato da fare in maniera esponenziale per tutta la palestra e il minimo che potevamo fare è premiarti qui. Stefano Babuin, andiamo con il prossimo, la dedica, apriamo pure e la dedichiamo a? La dedichiamo a quello che è arrivato dopo, la dedichiamo a Emanuele Amante e anche per lui grazie per questi 23 anni di impegno e dedizione e profusione per lo sport, è il minimo perché è veramente una delle colonne portanti della Combat Gym e ha creato tanti vivai che ha dato la possibilità a Mauro, a me e ad altri di poter poi far vedere sui ring di tutta Italia e di tutto il mondo. Grazie Emanuele Amante, facciamo un passo avanti con la targa a questo grande coach Emanuele Amante. Grazie e congratulazioni Emanuele per tutto quello che stai facendo per questi sport. E l'ultima targa che dobbiamo consegnarla a Mauro, prego Gian. Questa va a Mauro Colaguori, che è stato sempre un alfiere, un compagno molto valido e una roccia accanto a noi, ma anche lui ormai siamo coetanei nello senso della parola, anche per età, ed è colui che segue Claudio quando io non ci sono, ma lo segue molto da vicino per tutto quello che fa, per cui sono 22 anni che di impegno, di dedizione e passione per questo sport, minimo bisognava dargli una riconoscenza con un pubblico del genere in una serata del genere. Grazie Mauro, grazie Emanuele, grazie Stefano, ringrazio tantissimo Brian per tutto il lavoro che stiamo facendo, perché portare Claudio dove siamo arrivati non è solo merito mio. Io ci metto il mio, ma se non ci fossero loro, se non ci fossero tutto quello che c'è dietro e tutto quello che nella mia testa passa per mantenere stabile la Combat Gym, non ci sarebbe. Grazie ragazzi. E grazie al maestro. Facciamo una foto tutti quanti insieme. Facciamo una foto tutti quanti insieme. Grazie. Vreau să spun ceva și în română pentru toți românii care sunt aici. Vă mulțumesc că ați venit. Este primul meu eveniment unde am pus mâinile și am vrut să fac. Am încercat să aduc cei mai buni luptători la 70 de kg, cred că se și vede, turneul ăsta e de nivel mare aici la Pordenone pentru prima dată și o să încerc să fac lucruri tot mai frumoase și să aduc toți mai mulți români și cei mai buni români o să-i aduc aici la Pordenone, asta vă promit. Mulțumesc! Ed ecco qui la foto finale con Mauro Colaguori, con Emanuele Amante, Stefano Babuin dello staff tecnico della Combat Gym, ovviamente con il maestro Giambattista Boer, con il mitico Claudio Istrate e con il coach Brian. Grazie!